Ci troviamo presso la cosiddetta Lecitina. È proprio questo il posto descritto dalle storie che parlavano della gente e la portavano in questo posto e... Ah, ragazzi, cosa ci fate qui? Che ci fai? Cosa succede? Sono nuovo, questa setta, ho deciso di provare qualcosa di nuovo nella mia vita. Ho provato ad andare a parlare con il mio fratello Bombo. Buonasera. 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 Cosa succede? Perché Lui è il capo. Questa setta, cosa... Che capita? Mio, quando lui... Ma il cappellino... Sì, non so cosa è successo. Sì, non lo so, fate qualcosa, stanno cercando di fare. Non lo so, chiamatelo, ditegli qualcosa. Non lo so, chiamatelo, ditegli qualcosa. È solo sul TP, TG. Noi vi auguriamo un buon... Ricomincia le notizie, ma... Benvenuti sul TP, TG. Devo allungare le parole. No, questo hai fatto bene, però più deciso. Dai, quando vuoi, eh. Vai. Innanzitutto sfatiamo un mito. Il mito che in Australia... No, porca madonna. Innanzitutto sfatiamo il mito che in Australia ci sono solo... Sì, Dio. Innanzitutto sfatiamo il mito che in Australia ci sono solo deserti e radure, perché come possiamo notare qua, c'è solo... Dio. Innanzitutto sfatiamo il mito che in Australia ci sono solo deserti e radure. Come possiamo notare qua, infatti, ci troviamo in una bellissima foresta, quasi come... Sì. Sì. Ma un cambiamo. No. Un'intervista al supereroe. Non posso. Non posso. No, Non hai diritti ma TV che quindi ti c'è prenda. chi siamo noi? Cioè, chi sono gli scagnozzi? Scagnazzi siete Tutti. voi. Tranne voi. Ma hai già scassato l'LCD? Così con gli occhiali Cazzo. sono. Io sono leggenda, parte 1. Parte 2 e parte 3. No, però no. Sei pronto? Certo. Zio, devo raccontarti una cosa. So già tutto. Vai a armarti. No. Devi prendere l'altro. No, allora, non fatelo far radio. Ma va pesi, eh? Lo so, ora non mi sto facendo. Madonna! Ragazzi. Non ti puoi mettere. Così, eh? Jimmy, tu non prendi niente, tieni. Il problema è che ci sono le armi dentro. Dio. No, ci metto la testa.
Io ho cercato di guardare la gente. Ok. Qualcuno ha ordinato un po' di piombo? Non avrete mai mio nipote! No, zio! Zio! Nipote. Dimmi, zio. Ricorda, grandi poteri nascono. Zio! Dio! Dio! Zio! Sta schiacciando le palle! Levati di lì! Levati! Teste di cazzo! Ne sono più cose da fare, troppo gente. Infatti io lo metto. Dove me l'ha messo il telefono? Mazza, poi la butto così. Te è appena io li sto a pettirare, te me la devi già prendere. È girata la gola. Ah, picchiate il fucile. Allora ti si vede solo la mano. Quindi ci basta anche nel mentre carico. Si sposta, raga, vai. 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 Boh, vabbè, non lo prendo, tieni bombo. Basta. Vai. No, zio. Teste di cazzo! Dai, cascata. Madonna puttana, puttana ladra. Te, levati dalle palle. Siamo alla resa dei conti. L'hai visto qua per... più vicino, eh. Non gli sta attaccato. È il tuo boss. Oh. Cazzo fai? Sei troppo alta. Forse c'era il dentista all'inizio. Oh sì, bitch. Vatti a nascondere. Oh sì. Ci penso io a te. Oh sì. Qualcuno ha ordinato un po' di piombo? No, me l'ha ricordo più cosa no, ma che è, ragazzi? Oh! Ma che cazzo fa? No! Ciao! Te, levati dalle palle. Siamo alle rese dei conti, eh? Ah! Quindi sei sempre stato te alla fine. Sì. Te non volevi mai guardare le puntate di Little Pony con me. Ho capito, ma io ero fuori per lavoro. Non è vero. Te andavi soltanto dalle tue troiette. Ho capito, ma anch'io ho le mie passioni. Andiamo a parlare. Che so pigiaco? Ehi. Che c'è? Che Uè, Belin.